finale KF3, i kart si allineano in griglia di partenza, vanno piano piano a passare sul rettilineo di partenza. Vediamo se il direttore di gara Alessandro Ferrari va a dare un altro giro, perché George Russell, il pilota in pole position, non è dove dovrebbe essere, è dietro, guardatelo che alza la mano, è proprio lui che alza la mano. Un altro giro, sì, il direttore di gara Alessandro Ferrari dà un altro giro, quindi andiamo a percorrere un altro giro insieme ai piloti della KF3. E perché no a questo punto andare, Gabio, se sei d'accordo, chiedo. Allora, io dico due cose, no, voglio sapere la tua cosa, io dico la griglia due cose. Di partenza, volevo dire io. Ah, ok, no, cosa più importante, noi siamo storditi perché abbiamo visto una ragazza bellissima che veramente volevamo condividere con voi. Posto questo, io posso... Poi è scappata, è andata via. Io guarderei un attimo, sì, cosa sta succedendo, perché è successo. E dentro c'è 371, George Russell, sì, guardatelo qui, è il Pullman, che sfigato, porca miseria. E io volevo arrivare lì, perché ho detto adesso Russell, però non so se lo farò passare, perché è vero che deve passare, porca, ma voglio vedere. Miseria. Allora mi sa che danno due giri, spero, voglio sperare, perché una situazione del genere, guardalo, guarda come si dispera, adesso non è inquadrato, ma si è tirato un pugno sul casco, si è tirato un pugno in testa, ma solo perché aveva il casco, esatto, perché sennò se era a testa liscia non so se lo faceva. È incredibile però, perché George Russell sta facendo fare 7-8 giri prima dell'inizio della gara. Ha già finito la benzina, ha già finito, probabilmente finirà per benzina questa gara. Esattamente. Chi riesce ad arrivare alla fine con insomma, chi riesce proprio ad arrivarci senza aver finito, esatto, la benzina, vincerà probabilmente questa gara. Russell, vediamo che riprova adesso a ributtarsi dentro la mischia. Lui alza il braccio. Già vista, scena già vista. Alza il braccio. Arriva col braccio alzato. Solo che lui si mette dietro. Dovrebbe essere un po' più aggressivo andare a prendere la prima posizione. Qua c'è gente, i commissari sventolano. Lui sta dietro col braccio alzato. Io sto guardando adesso dal nostro finestrone. E tiene le braccia. Qua si allineano. Quindi al momento è tutto è strano. Allora, no, non capiamo. La gara sta per partire. Quindi a sinistra c'è Antonio Fuoco che parte terzo, poi dopo Esteban Ocon danno la partenza con Russell ultimo, buona, quindi buona. Benissimo, partenza allora, buona, sfila primo Antonio Fuoco, se incredibile, non sbaglio, partiva secondo terzo, secondo invece l'energy di, beh, un energy, sì, di Dennis Olsen, vedo bene, sì, dovrebbe essere Olsen, esattamente Dennis Olsen, perché è numero 309, sì, terzo Esteban Ocon. Incredibile, quindi Fuoco, che davanti non aveva più nessuno, è partito praticamente in pole, si può dire. Lui è partito praticamente in pole position, perché era terzo, di conseguenza. E cosa fa? Sta più indietro? No, è partito prima ed è andato primo. Bravo Fuoco. Meraviglioso. Che adesso comanda la classifica. Adesso ovviamente vi aggiorneremo anche su Russell, perché è stata veramente una partenza meravigliosa. A metà gruppo lo vedo Russell. È stata una partenza meravigliosa, posso dire, entrerà negli annali questa doppia partenza. E... Adesso io non conosco alla perfezione il regolamento sportivo, ma lui avrebbe potuto passare tutti nel giro di riscaldamento, di allineamento, e di conseguenza andare a guadagnare la sua pole position. Ma a noi poco importa a questo punto, perché in questo momento c'è Fuoco davanti con Olsen che è attaccato, ma Olsen si deve guardare da Ocon, perché Ocon è ancora più attaccato con l'FA carte, non ci sta assolutamente a lasciare la lotta lì dov'è. Lui guarda, vuole lì che c'è in quarta posizione invece. Eccolo, in quarta posizione c'è Lance Stroll, che se non lo picchiano fuori è lì davanti. Anche fortino, caspita, ragazzino, se non lo prendono di mira, perché è già sotto la protezione di mamma Ferrari, lui riesce anche ad andare bene bene bene. E dietro di lui Key Moment. Mentre guarda lì davanti cosa succede, mentre tutti li sai, perché i due l'energy di Dennis Olsen ha sorpassato Fuoco, ma sono lì, è un trenino, e Fuoco ci riprova subito, esattamente, ma non ci riesce, attenzione, vediamo, ragazzi, adesso veramente... Ocon che sicuramente andrà a fare il tentativo, eccolo lì Ocon, è contatto, andato a replay, e chi ne approfitta? Chi ne approfitta? Stroll, bravissimo, è Lance Stroll, Stroll secondo, infatti è lì, sembra quasi esultare Stroll, stacca le mani dal volante, peccato quasi che voi non avete potuto vedere queste immagini, perché hanno mandato in onda replay. Ma lì dietro adesso Stroll è secondo, porca miseria. Secondo, se l'è andata a prendere, ha guardato i due che litigavano, sono andati belli larghi e lui si è infilato. Quindi in questo momento c'è Olsen che è bello lì, tranquillo con suo energy. Secondo Lance Stroll, anche lui tranquillo. E Fuoco terzo che va a puntare. Con, esatto, che prova a passare Fuoco, no, rimane terzo con, quarto Fuoco, quinta Key Moment. Che non è riuscita a approfittare come il compagno. Esatto. Allora vediamo, 3 secondi per il numero 301, che è Russell. Ma tanto Russell abbiamo già detto che non Russell si sa più bene neanche dov'è. Forse sta ancora cercando di partire, Ronnie. Potrebbe essere questa la soluzione. No, ma sai cosa c'è? Mi viene da dire che magari lui, essendo per la prima volta, mi pare, in pole position, magari un pochino si è agitato e di conseguenza ha perso, lasciami dire, il lume della ragione.
Ah, ok. Attenzione, però c'è stato un contatto là nella solita curva del patatrack. È successo di tutto. Tre carte si sono ammucchiati uno sopra l'altro, anche se le immagini non ci aiutano, perché naturalmente sono su meritatissime su. Con, scusa Danny se ti interrompo, Key Moment, che ha sorpassato Antonio Fuoco e si sta andando a prendere Esteban Ocon. Hai capito la ragazzina? La ragazzina olandese mi sa che va veramente forte, quasi come la sua compagna di colori Bezkevisser, che ha fatto terzo nella KZ1. Colori di nazionalità, diciamo, perché magari qualcuno pensa, esatto, di squadra, che non sia mai, no. Mentre al momento il giro più veloce della gara lo fa segnare Charles Leclerc, il pilota monegasco dell'Intrepid, che è in ottava posizione. Quindi è il primo degli Intrepid, nonostante Russell ormai, ciao. Ma Russell chi, scusami Ronnie? Russell Crowe. Russell Crowe è più vicino senza dubbio di Russell questo qua, ha una vittoria, perché Russell ormai se l'è giocata, era davanti, ma si è giocato tutto con una bruttissima fase di partenza, neanche partito. Dietro sta succedendo, come al solito, di tutto. Fuoco, che ha ripassato la Omen e sta andando a prendere Esteban Ocon. Assolutamente, con, ricordiamo, Olsen primo, che passa sotto i nostri occhi in questo momento, Stroll, che è dietro, ha un circa, non meno. È vero, più o meno, ha un circa, meno. Un più o meno, ha un quintana. 8 decimi, 817 millesimi per la precisione. Mamma mia, che bello avere la televisione per la prima volta, i numeri, i dati. Prima classe siamo in prima classe, siamo in business class. Siamo abbonati Rai, Ronnie? Cioè, per forza, dobbiamo pagarlo il canone, quindi. Abbonati Rai, quindi siamo in prima fila, è fantastico tutto questo. La gara, Ronny, la gara. O vuoi tu quando non sai cosa dire dici la gara. Sì, mi piace. La gara. La classifica, lancio un argomento. Niente, c'è il 400 Leclerc, guardatelo, porca miseria, ci siamo persi, quello che è successo. L'incidente di prima. Il monegasco è sceso un po' indolenzito all'ultima curva, ma tutto non bene. Speriamo tutto che... Bene. Finché non inquadrano le telecamere non sapremo mai se è ancora vivo. Sì, no, morto. È in piedi, tutto bene, dai, nulla di preoccupante. Ottimo. Comunque la gara procede sempre con le prime tre posizioni senza più variazioni, quindi di conseguenza Olsen, Stroll e poi dopo con dietro invece Fuoco in quarta posizione, la Omen che è quinta e dietro c'è Mattia il 306 Vita. Che è Mattia Vita, esattamente, Mattia che Vita partiva tredicesimo, quindi comunque ha recuperato sette posizioni. DR, ricordiamo. Di Danilo Rossi, Danilo Rossi è un nome che è una leggenda nel mondo del kart. Ci hai parlato giusto prima nel paddock, vero? C'è pelle d'oca, no? Quanti titoli mondiali ha vinto Danilo Rossi? Qua c'era la diatriba. No, cosa si dice? Non è vero, non so, facevo per dire che... Quanti titoli ha vinto? Perché vediamo se sei preparato, Danilo Rossi. Bisogna distinguere fra mondiali e coppe del mondo. No, quanti ha vinto campionati del mondo. Ok, perfetto, mondiali, no, lo dico per il pubblico, non per me, non ti tu mi stai applicando su... Danilo Rossi ha vinto 5 campionati del mondo. Quindi. Ed è stato uno dei pochi, se non l'unico pilota, da quando... non c'è più il titolo mondiale, perché sennò anche Davide Forey ha vinto la Coppa del Mondo e il campionato del mondo comunque, che ha vinto il titolo iridato mondiale con le premiazioni a Monte Carlo assieme al campione del mondo di Formula 1, sia nella categoria monomarcia sia nella categoria marcia. Lui è riconosciuto uno delle leggende assolute del karting. Infatti tu avevi la pelle d'oca quando parlavi con sì, lui. Sì, Danilo, parlare con lui è sempre un piacere. È sempre un piacere. Come ma il cavalier Condorelli, no? Bravo, ma io anche i dati mi aiutano, ma ho proprio occhio, si vede che non è Stroll, non ci sta arrivare secondo, è lì, è sempre più vicino, se lo va a prendere mi sta questo Olsen davanti, se lo va a sì, prendere. Adesso gli ha proprio mangiato due decimi, adesso è a 358 millesimi, quindi per la legge dei numeri si sta veramente tanto avvicinando. Stroll, oltre a essere figlio di una persona leggerissimamente abbiente, oltre a essere già inserito nel Ferrari Driver Academy, oltre ad avere qui in pista una struttura faraonica con un motorhome incredibile, lui ha anche un tutor, un coach d'eccezione, che è Mike Wilson, alta leggenda del karting mondiale, perché è mister 6 titoli mondiali, l'unico che è riuscito a vincere 6 titoli mondiali, che 2 anni fa ha iniziato a seguire questo pilotino canadese nelle categorie Rotax appunto negli Stati Uniti e in Canada, e poi l'ha portato fino qui in Europa. Ci ha creduto? Ha detto questo? Lui ha detto non è come tanti che mi hanno detto segui mio figlio, questo io l'ho visto. E caspita, questo gira l'ho veramente volentieri. Forte. L'ho seguito volentieri. Va veramente forte, ragazzino. E lo dimostra il fatto che è al primo anno in Europa con gomme più morbide, piste più difficili, avversari di primo livello, ed è infatti lì secondo alla sua quarta o quinta gara. Assolutamente sì. E sta andando benissimo. Evidentemente ci ha visto bene, ancora è presto per dirlo, è molto giovane. Però è lì, è lì. Adesso è un'incollatura da... Perché quello che conta è il presente, un'incollatura dal...
Battistrada che è Olsen, staccati di 2 secondi e mezzo, 3, ci sono nell'ordine Ocon e Fuoco che si stanno dando bella battaglia, e a seguire Ohm e Vita. Queste sono le coppie che potrebbero dare spettacolo da qui alla fine della gara. Quanto manca alla fine della gara? Alla fine della gara super giù manca. Super mancano giù? Mancano 7 giri. 7 giri, che precisione, Ronny, quando ti chiedo le cose. Siamo decimo giro. Tra l'altro, nota di colore interessantissima, il giro veloce è stato fatto segnare nel giro precedente da Guillermo Russo. Ah. Sì. Le docca quasi lo come parlare con... Guillermo Russo. Bene. Se è spagnolo, è russo. F.A. Kart, Fernando Alonso. Guillermo Russo. Però è russo. No, voleva solo una nota importante. Bene, e l'altra nota di colore, io ovviamente perché oggi sono fissato, voglio parlare di questo perché... Femmine. E lei è la sorella di Graham, e quindi io volevo darvi la situazione su Graham, ve l'ho promesso che stavo... Che stavo, vi dicevo la situazione di Graham. Graham, come Ronny mi fa notare, è nono. Caspita, quindi, bravo. Graham recuperato, evidentemente. Fatto 19esimo, quindi ha fatto 10 sorpassi. Evidentemente vuole finire in fretta perché mi ha visto vicino alla sorella. No, quindi la sorella, lascia perdere. No, lascia perdere. Ma mi ha visto. Neanche se paghi tanto ci va vicino alla sorella di Graham. Ero vicino, probabilmente lui ha visto che era preoccupato. In fila al bar è vicino. Vuole finire prima. Adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo nella gara, perché Olsen è sempre in testa con Stroll. A seguire c'è Ocon, che è davanti a Fuoco. E Vita Mattia che ha superato. No, Vita Mattia ha superato la Omen. Stavo semplicemente controllando fosse ancora lui e non fosse uscito di pista. Ma Vita Mattia. Quindi, insomma, si può dire che Omen, ad andare a chiudere la gara, ci saranno queste due sfide. Mi stai prospettando tra Olsen e Stroll e tra Ocon e Fuoco. Tu mi stai dicendo questo, no, Gabriel? Quello per la seconda e terza posizione potrebbe essere. Sto dicendo io. No, allora Stroll Ocon, Fuoco Vita Omen. No. Olsen Stroll Ocon Fuoco Vita Omen. Sì. Queste sono le sfide. Sono gruppi 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ci sei, Gabriel? No, sei tu che sei lavato la faccia stamattina? Non lo so. Te no, sicuramente, perché è sporca. Quindi esatto. Evidentemente non ti sei lavato il viso. Ma queste sono cose che interessano la mamma di Ronny e non certo noi. La mamma cosa ci intendiamo? Comunque no, andando a guardare i giri, stanno proprio tutti girando veramente in 15 e 8, sono in un decimo i primi 6, quindi è difficile veramente poter dire chi va più forte guardando i rilievi cronometrici dell'ultimo giro, perché sono tutti appiccicati in un decimo, quindi insomma la situazione qua è dura, perché io mi immagino... Cosa voglio dire? Vorrei vederli arrivare alla fine di una gara infinita, lì forse si può vedere la differenza. Si potrebbe, sì, è vero. Adesso andiamo, stendiamo il direttore di gara, gli rubiamo la bandiera a scacchi e vanno avanti fino a quando finisco la benzina. Sì, che però non mancherà tanto, visto che Russell l'ha fatta finire con 2 o 3 giri di allineamento, quindi ha voglia di benzina, non ce ne sarà poi così tanta. La realtà dei fatti è che quei due da davanti adesso... Lance Stroll non è proprio attaccato per poter provare il sorpasso, però in realtà stanno guadagnando tantissimo sugli altri, quindi in questo momento hanno 3 sì, secondi esatto, e mezzo. Infatti stavo proprio seguendo gli intermedi e Olsen ha fatto il primo intermedio record della gara con 15 secondi e 747 e ha rifilato un decimino a Stroll nel primo intermedio, e quindi secondo me adesso si chiude il giro e si va a vedere che appunto Olsen ha rifilato 3 decimi e mezzo a Stroll, quindi insomma, no, secondo me in questi 2 giri Stroll non andrà a prendere Dennis Olsen. Intanto la Omen ha risuperato Vita Mattia e alle loro spalle comunque... Perché chiami cognome? È cacofonico, Mattia Vita, beh, Tonarelli Gabrio, è pesante. Forse perché con Vita in che sorpassa. Omen uno fianco all'altro si toccano, è rimasto indietro. E sì, anzi, infatti chi si infila è Niklas Nielsen. Nielsen con Atomic Heart che si infila lì in mezzo tra loro due. Vediamo se la smettono di litigare adesso, probabilmente avendo in mezzo Nielsen. Anzi, Nielsen punta. Passa anche la Omen, esattamente. È scatenato veramente. Gli hanno lasciato lo spazio e lui si è infilato. E ha fatto 2 sorpassi, uno più bello dell'altro. Si è entrati nell'ultimo giro, quindi ormai io per la serie la devo tirare. Ormai la vittoria per Dennis Olsen è fatta. Mamma mia, io fossi lui mi toccherei, però lui, vediamo, perché mancano poche curve. Lance Stroll comunque è lì, qualora ci fosse un errore, sono sicuro che il pilota canadese ne potrebbe approfittare subito. Dietro cosa succede, Ronny? Dietro cosa succede? Succede il solito, con Ocon che ha allungato nell'ultimo giro sul fuoco, di conseguenza ormai a 2 curve dal termine si può dire che Olsen va a vincere la gara.
secondo Stroll, terzo Esteban Ocon e quarto Antonio Foco. Guardatelo qui come festeggia, secondo Stroll, terzo un bel po' staccato Ocon, quarto Foco, quinta Omen, sesto Niklas Nielsen bravissimo e settimo Mattia Vita.